Sono ore calde per quanto riguarda le misure che gli italiani dovranno rispettare nei giorni di Natale e Capodanno. Se da un lato c'è già chi si lamenta del fatto che ancora nulla è stato deciso, dall'altro appare evidente che siamo ai minuti finali delle discussioni all'interno del governo. Il premier Giuseppe Conte avrebbe voluto intervenire già ieri, ma alla fine si è convinto ad attendere ancora qualche ora. Il nuovo DPCM o un decreto legge per il periodo natalizio verrà reso pubblico stasera o al massimo domani, sabato 19 dicembre. Intanto oggi si stanno svolgendo gli ultimi incontri decisivi. Una riunione con le regioni in tarda mattinata e primo pomeriggio, mentre il Consiglio dei Ministri è previsto per le ore 18. Da quel momento in poi ogni ora sarà buona per far conoscere agli italiani le nuove disposizioni. In ogni caso sembra scontato che il weekend 19 e 20 dicembre resterà fuori dalle nuove norme. E le prime indiscrezioni già iniziano a circolare. Sembra inevitabile il piano che prevede tutta la zona rossa dal 24 al 31 dicembre e poi dal 1 al 3 gennaio 2021, anche se c'è chi spinge per una linea più dura. In particolare i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia vorrebbero estendere la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio compresi. Infine ci sarebbe anche una terza ipotesi, ovvero tutta la zona arancione nei giorni non festivi né prefestivi e rossa negli altri giorni. Un'attenzione particolare è riservata inoltre a cosa si potrà fare a tavola, con la cena del 24 dicembre ed il cenone del 31 osservati speciali. Potrebbe essere confermata la linea meno dura che prevede la presenza a tavola di due congiunti non conviventi. In questo caso il limite verrebbe imposto dalla possibilità di spostarsi da casa per massimo due persone. Una considerazione a parte meritano gli under 14. Secondo il Corriere della Sera il Premier Conte sta cercando di convincere i ministri che i minori di 14 anni non si contano. Under 14 jolly, insomma, come è avvenuto in Germania dove la Merkel ha stabilito il lockdown totale per le feste, dal 16 dicembre al 10 gennaio. In ogni caso stiamo parlando sempre di raccomandazioni, visto che i controlli delle forze dell'ordine in casa non saranno consentiti. Il piano del Premier prevede, dunque, di consentire le visite ai parenti stretti fino al secondo grado e cene e cenoni con due invitati e deroga per i minori di 14 anni che non saranno conteggiati.